Naturalmente lo dissi per prima, ma nessuno mi credette. Non fatevi distrarre, dissi, da un cavallo con le ruote. Opera di Ulisse, non v'è dubbio. I miei fratelli risero di me. Così andai dal re Priamo ed in ginocchio pregai il padre mio. Infine, quasi piangendo, chiamai Ecuba. Ecuba. Oh, sta al lavoro. Lei, dolcissima, mi ascoltò, mi carezzò il viso e mi disse: sì, vanno non bene ti piacciono le cotolette. Oh, hai finito? Ma devo andare. Ci carezzò il viso, mi disse: non ti piacciono forse le cotolette? Non ti piacciono forse i doni degli Achei? Ma dove stai a portare? No, ma no. Infine, Ecuba, stanca anch'ella di 10 anni di guerra, accettò la resa. Ecuba, stanca anche, accettò la resa. Quella fu l'ultima volta che vidi mia madre, ma lì, come molti, anche io ho finito le lacrime. Sì, va bene, di pollo. Oh, e basta! Oh, ma devo chiudere. Ciao. Chi stava parlando al telefono? Lui. Ora rispondo io.